23esima giornata, ottava di ritorno del girone B di Serie B. Si affrontano oggi, stasera, a Palazzetto Aldo Moro, i padroni di casa della Rimadesio contro la Fiorentina Basket. Si può finalmente partire. Un minuto di ritardo. Partiti. Galazzi ha spazio, ma preferisce darla sotto a Politi. La palla gira in angolo fino a Gorno, che la mette da tre. Sicuramente buonissima circolazione di palla. Reazione di Touré, che scarica fuori per il numero 88 Matteo Caroli. 3 a 3 e siamo a 2 minuti di gioco. Galazzi per Gatto. Gatto gli ruba palla a Tommaso Bianchi, che va fino in fondo, poi scarica fuori per Simone Lasagni. La sua tripa vale il più 6. 9 a 3 Firenze. Ora prova la penetrazione Negri, la palla torna fuori da Quartieri. Anche questo un canestro ben costruito. Tommaso Bianchi per Lasagni, ora sotto a Di Giacomo. Bel gioco, bel taglio per Caroli, non segue Desio e Caroli può appoggiare facilmente a canestro. Immaginifico Quartieri, che ora prova a difendere su Touré. Resta il tiro dei 5 metri, gran canestro di Momo. Il tiro non va, si conclude il primo quarto con la Rimadesio avanti 22 a 17. Gatto contro Touré, fuori per Alesposito. Ancora Gatto, 9 secondi per il tiro. Arriva il blocco di Esposito, scarica fuori per Quartieri da 3, la mette. Veramente un grande momento, grande primo tempo del giocatore ex Bernareggio. Già 15 punti per lui in 12 minuti e spiccioli di gioco. Ora Quartieri per Alesposito, che ha tanto spazio e la può mettere. Nuovamente più 10 Desio, ancora massimo vantaggio per i giocatori in maglia bianca, profili blu-arancio. Tommaso Bianchi prova a buttarsi in mezzo all'aria, trova l'opposizione della difesa desiana. Touré probabilmente si metterà in proprio, va fino in fondo. Grande canestro di Touré. Quando mancano 3 minuti e 35 secondi nel secondo quarto, si mette ancora in proprio Touré, gran canestro per lui. Touré contro Tommaso Colombo, che tiene. Ma poi Touré trova il pertugio. Gatto per la rimessa, blocchi. Galazzi, 5 secondi, 4, arresto e tiro del Gallo. Grande classe, solo rete per lui. Ed Esio chiude come meglio non si potrebbe il primo quarto. 51 punti segnati dai blu arancio contro i 35 di Firenze. Bello, dai e vai. Troppo facile. Numero che ricorre. Soluzione avventurosa di Lasagni. Preannuncia un time out Davide Villa, vuole parlarci sopra. Ci sarebbe un fallo per Quartieri, meglio così, perché Quartieri scarica fuori per Negri, che da quella distanza, che da quell'angolo è una sentenza, e mette la bomba del più 13, un po' di fiato per Desio. A spazio Novati, non si prende il tiro, la lascia Negri, proprio da play puro, per far giocare la squadra, per mettere in partita chi deve fare punti per vincere. Completamente dimenticato Simone Lasagni. Giocato pochissimo però nel primo quarto, 1 minuto e 49. E la mette invece da 3 Quartieri. 8 secondi per terra, non può andare fino alla fine Firenze. La mette Caroli, ancora 6 secondi, 5, 4. Arresto e tiro di Novati, ce l'ha, sbaglia. È uno dei 4 giocatori in doppia cifra di Firenze. Top scorer sono Touré e Caroli a quota 19. Intanto da 3 Negri, importante, sì! Quasi una liberazione, quasi un gol, più 5 Desio e siamo ormai a metà del quarto quarto.
da tre punti. Simone Lasagni la riapre nuovamente, 7-4, 7-2. Playmaker dell'under 18 Desiana. C'è qui una partita da tre punti, Quartieri la mette, più due Desio, 43 secondi da giocare, 43 secondi da giocare. Ora ci prova Touré da tre, la mette pure lui, incredibile, più uno Firenze. Quando parlo per Desio bisogna fare fallo, è incredibile, è tutto solo e segna il canestro che probabilmente vale la vittoria. Vince Firenze, incredibile, e spugna l'Aldo Moro. La Fiorentina Basket Scandicci 8-2, 7-9, dopo essere stata sotto, dicevamo, di 16 al ventesimo, ha vinto il terzo quarto 24-16, ha vinto l'ultimo quarto 23-12 e vince questa importante sfida in chiave play-out per loro.